Quando Mosè venne iniziato ai misteri egizi, la grande piramide era già vecchia di qualche migliaio di anni. Costretto a fuggire dall'Egitto per avere difeso uno schiavo, Mosè trovò rifugio nel tempio etiopico di Median, situato nella Giordania meridionale. Getro, il sacerdote del tempio e custode delle verità vediche che i bramani avevano portato con sé durante le migrazioni dal fiume Indo ai pianori etiopici, introduceva Mosè nei misteri della filosofia indù. Un antico libro dal titolo Enuma Elish fece balenare a Mosè l'idea che lo porterà alla ricerca della terra promessa, il territorio dal quale era partito Abramo per slegarsi dalle divisioni di casta che relegavano il suo popolo al rango di servi, contadini e pastori. Il figlio di Abramo tornerà poi alla terra promessa per cercare la propria sposa. La terra promessa non era la Palestina. L'antico territorio che veniva ricordato con nostalgia dai patriarchi biblici era situato più a oriente. Non era il desolante paesaggio del Sinai, ma una terra ricca di acqua, foreste e pascoli. Quella terra era il Kashmir. Le informazioni che la Bibbia ha tramandato sono andate perdute a tal punto da non potere più riconoscere la terra promessa o ritrovare le perdute tribù di Israele. Eppure tutto è molto chiaro. Se Abramo ha condotto il suo popolo verso la Palestina alla ricerca di una libertà pagata sempre a duro prezzo, Mosè rifaceva quel percorso a ritroso per ricondurre il popolo di Giuda ai pascoli lussureggianti del Kashmir. Sentiamo un resoconto storico. Inizia così l'Esodo. La Bibbia non dice quale via abbiano seguito gli israeliti. È probabile che siano passati tra il grande lago Amaro e il lago dei coccodrilli, perché gli acquitrini di quella zona fornivano loro una protezione naturale dagli egiziani che li inseguivano. Ma un miracolo salvò i figli di Israele. Le acque del mare si separarono e formarono un muro davanti a loro, a destra e a sinistra. Gli israeliti attraversarono il mare all'asciutto mentre le acque travolsero gli egiziani. I semiologi ci hanno proposto una spiegazione di questa vicenda. Essi hanno accertato che l'espressione citata nella Bibbia è Yam Suf, che in ebraico vuol dire mare di canne, canneto. Tale interpretazione si ritrova fino ai tempi del profeta Geremia. Successivamente alcuni traduttori la modificarono in Mar Rosso. Un'ipotesi quindi non del tutto azzardata riferisce questo passo della Bibbia non alla separazione delle acque, ma a una selva di canne altissime che ondeggiavano a destra e a sinistra degli israeliti come onde del mare mentre essi avanzavano nell'acquitrino. I carri da guerra degli inseguitori invece affondarono nella palude. Se il testo originale fa riferimento al mare di canne, è evidente che tutta la vicenda non poteva verificarsi nel Mar Rosso, non vi sono canneti sulle sue rive. Le rive dei fiumi nella penisola del Sinai sono aride e brulle. E il Signore li precedeva di giorno in una colonna di nube. Trombe d'aria come questa non sono insolite nella zona, ma non si verificano mai nella verde terra di Gesem. Questo fenomeno naturale, con ogni probabilità, è stato per gli israeliti un segno che Dio era con loro e che essi erano sulla buona strada. Thank you.
Mosè radunò le genti di Israele e fuggì dal faraone attraverso il mare d'erba. Cominciò il suo lungo viaggio verso l'India. L'India era la sua meta. Il deserto del Sinai si può esplorare minuziosamente in circa 6 giorni. È impensabile che Mosè sia riuscito a raggirare 40.000 persone esperte del territorio per 40 anni. Mosè sapeva dove doveva andare e le stesse tribù di Israele conoscevano le tribolazioni di quel viaggio lungo migliaia di chilometri. Mosè aveva appreso da Getro le origini del popolo ebraico. Abramo proveniva dal Kashmir, il Kashmir era la terra promessa, l'Eden degli antichi patriarchi. Abramo aveva portato con sé anche la cultura degli Ari che governavano l'India. La religione di Abramo scaturiva dagli antichi Veda. Erano i Veda che proponevano il Dio unico, innominabile, senza forma e senza attributi. Mosè parlò al popolo in termini comprensibili e proprio per farsi comprendere personificò le energie divine e il creato tutto. Il Purusha e il Prakriti, i principi maschile e femminile, le energie primordiali, vennero personificate in Adamo ed Eva, il cui incontro in presenza del serpente maligno dava inizio al peccato originale. Il serpente rappresentava Shakti, l'oceano di energia indispensabile alla creazione che scaturisce dall'incontro tra Purusha e Prakriti. Il principio maschile intelligente, Dio, il Purusha, venne chiamato Jod, mentre Prakriti, la sostanza inerte, venne chiamata Hebe, per indicare un'energia creatrice derivata dall'unione di una sostanza inerte con il catalizzatore intelligente. Nessuno dei suoi pastori avrebbe mai compreso un discorso basato sull'energia molecolare, una scintilla intelligente, il Purusha, che mette in moto un oceano di sostanza inerte, il Prakriti, per dare origine a Maya, la creazione. Adamo, Eva e il serpente diabolico altri non sono che queste 3 forme di energia, Purusha, Prakriti e Shakti. Con la creazione si vengono anche a creare le 3 qualità, tamas, rajas, sattvas. Queste qualità vengono personificate in Abele, Caino e Set, i 3 figli di Adamo. L'intelligenza di Mosè lo aveva portato a proporre al suo popolo delle verità, certamente, ma velate a tal punto che soltanto l'iniziato sarebbe riuscito a comprenderle. La maggior parte della popolazione avrebbe accettato quelle storie per quanto irragionevoli. D'altra parte, lo scopo di Mosè era quello di tenere il popolo lontano dal male. L'intellettuale non si sarebbe accontentato di quelle storie infantili e avrebbe bussato alla porta di Mosè per saperne di più. E Mosè lo avrebbe iniziato ai grandi misteri. Il racconto biblico va certamente ridimensionato. Ascoltiamo un altro resoconto. La manna è una sostanza dolce e secreta da diverse piante originarie del Sinai quando vengono punte da certi parassiti. La secrezione di queste piante ha il sapore di sciroppo d'acero. È precisamente come la descrive la Bibbia. Aveva il sapore delle focacce fatte col miele. Finché si trovavano in pianura, gli ebrei avevano potuto scegliere il percorso da seguire, ma d'ora in poi il percorso era deciso dal terreno. Potevano solo andare avanti.
Nei 40 anni che seguirono, alcune tribù stanche del lungo travaglio si fermarono nei territori incontrati lungo il cammino, come il Pakistan e l'Afghanistan. Le popolazioni pakistane e afghane sono di origine ebraica, anche se oggi sono irrimediabilmente convertite all'islamismo e quindi perdute. Una parte della popolazione raggiunse il Kashmir passando dal Pakistan. Mosè raggiunse la catena himalayana e dal Monte Nebo vide finalmente la terra promessa. Mosè guidò il suo popolo al Monte Nebo. Dalla sua vetta poteva vedere la terra promessa, la terra dove non mise mai piede. La ricerca della tomba di Mosè non è stata impresa facile. Si sale lungo un sentiero molto faticoso all'interno delle foreste himalayane fino a raggiungere un gruppo di case dove vivono alcuni montanari e il custode 90enne della tomba del grande legislatore. A Srinagar, capitale del Kashmir, pochissimi ricercatori conoscono l'esatta ubicazione della tomba di Mosè. La salita è dura, snervante, soprattutto per chi non è abituato alle grandi altitudini. Il sentiero è percorribile soltanto durante i mesi estivi. Con la caduta delle prime nevi diventa praticamente impossibile raggiungere il sepolcro senza un'attrezzatura adeguata e guide esperte. Finalmente la meta. Il vecchio custode del sepolcro di Mosè ci fornisce tutte le informazioni che possiamo rilevare dal Vecchio Testamento, anche se il vecchio custode non conosce la Bibbia.
Questa è la tomba di Mosè. Alcune pietre indicano la sua esatta ubicazione. Un grosso albero è cresciuto su quella terra vecchia di 3600 anni. Al suo fianco sorge il sepolcro di una santa musulmana. Il grande legislatore riposa lì. Non ha potuto scendere verso la fertile pianura del Kashmir. Ormai vecchio e malato, aveva ceduto alla fatica e al freddo delle cime himalayane. Ma il suo popolo, anche se convertito all'islamismo, ha conservato per noi una traccia indelebile. Maometto era a conoscenza della ubicazione della tomba di Mosè e ne parla apertamente. Ma la cosa ancora più sconvolgente è che anche Gesù conosceva il sepolcro del grande legislatore. Questa nostra ricerca era indispensabile per avere la prova definitiva che qualcun altro, 1500 anni dopo, aveva solcato quegli stessi luoghi per apprendere i Veda, la filosofia degli antichi patriarchi biblici. La storia cristiana insegna che Gesù è scomparso dalla Palestina all'età di 13 anni. Di lui non si sa più nulla fino all'anno 29, quando riappare per portare un messaggio apparentemente nuovo al popolo di Israele. Dove è stato Gesù in quegli anni? Perché dopo la crocifissione, si racconta nel Vangelo segreto di Marco, conservato nel monastero del Monte Athos, Gesù era stato visto in Oriente? Perché l'insegnamento di Gesù, come possiamo più facilmente dedurre dal Vangelo di Giovanni e dai Vangeli gnostici, è pura filosofia vedica? I documenti che emergono ad ogni piesso spinto ci danno la possibilità di tracciare un quadro storico molto preciso di Gesù, al di là di tutte le storie infantili che vengono raccontate da chi si dichiarava discepolo di Gesù senza nemmeno averlo mai conosciuto. Gli interrogativi sono tanti e tutti pungenti, ma le risposte sono altrettanto chiare, documentabili e alla portata di chiunque voglia effettivamente conoscere la verità. Nella nostra ricerca emerge un dato molto interessante. Tutti i grandi maestri spirituali nascono in India o vengono iniziati in questo territorio o alla sua periferia. Rama partì dall'estremo nord dell'Europa e conquistò l'India portando con sé i tesori della filosofia vedica appresa in parte dalla popolazione negra che a quel tempo aveva invaso l'Europa del Sud e spadroneggiava su tutti i continenti conosciuti. Gli storici datano l'evento a circa 20.000 anni fa, ma le conquiste di Rama si perdono nella notte dei tempi e non è azzardato affermare che sia avvenuta 900.000 anni fa, quando la popolazione negra era al massimo del suo sviluppo intellettuale, mentre i bianchi ariani si affacciavano appena alla storia del pianeta. Soltanto in India, dichiara Sai Baba, vengono compresi i Shastra. Soltanto in India i saggi sperimentano il sé. L'India è come una miniera, e dove si trova l'oro, continua il maestro, accorrono i ricercatori. In India nasce il Buddha. In India si reca Maometto per integrare dai Veda quello che aveva appreso dai gruppi cristiani gnostici, ultimi custodi delle verità rivelate da Gesù. Zoroastro cresce all'ombra dei Veda.
Buddha fa dei Veda il pilastro portante della religione che insegnerà. Maometto rivela ai Sufi il contenuto della filosofia vedica con tutte le sue grandi profezie sull'avvento del Cristo del nostro secolo. I fondatori delle grandi religioni crescono nel giardino dei Veda. Anche Gesù riceve il patrimonio culturale e la sua saggezza dai Veda indiani, e le prove sono lì, alla luce del sole, a disposizione di tutti coloro che vogliono aprire gli occhi e vedere con le proprie pupille. Sulle colline di Srinagar, un tempio dedicato a Salomone, chiamato appunto il trono di Salomone, ci fornisce alcune informazioni della massima importanza. Il tempio è stato dedicato a Salomone come riconoscimento della diga da lui voluta e costruita per creare il sottostante lago Dal. L'informazione più sconvolgente viene da alcune incisioni rilevabili sui gradini del tempio. L'edificio venne ristrutturato dall'imperatore Gopadatta, che regnò nel Kashmir dal 45 al 105 circa, e volle che proprio su questi gradini venisse ricordato il maestro che egli incontrò ai piedi dell'Himalaya nell'anno 54. Dice l'iscrizione: Yusasa, Gesù, detto il Nazareno, entrò nel Kashmir nell'anno 54. Le cronache del tempo ricordano che Gesù confidò all'imperatore le sue peripezie. Sono comparso come Messia nella terra dei Malchiti, disse Gesù, ma hanno tentato di uccidermi mediante la crocifissione. La nostra ricerca parte dal trono di Salomone e ci conduce nella data. Gesù giunse nel Ladakh la prima volta tra l'anno 16 e l'anno 18. Visse alcuni anni all'interno del tempio di Hemis, dove venne iniziato al buddismo. In questo tempio sono conservati 84.000 papiri che raccontano la sua prima visita nel Ladakh e la sua iniziazione. Era però inevitabile che Gesù cercasse di risalire alla fonte delle verità cosmiche. Scese così verso il Kashmir seguendo una pista che oggi è diventata una camionabile. Seguì il fiume Sindh e giunse a Srinagar. Il Kashmir, fino a mezzo secolo fa, ospitava grandi maestri spirituali, uomini che avevano trasceso la nostra realtà tridimensionale per proiettarsi in una realtà che sfugge alle nostre indagini. Per 6 anni Gesù attinse la conoscenza da maestri diversi, da Srinagar a Orissa, fino a raggiungere uno dei più alti livelli della conoscenza vedica attraverso la pratica della meditazione. Egli accese i plessi nervosi chiamati chakra
la cui attivazione porta alla conquista di alcuni poteri soprannaturali o divini. I papiri di Emis raccontano di una seconda visita fatta da Gesù dopo il tentativo operato in Palestina di metterlo a morte mediante crocefissione. Il racconto dei papiri di Emis coincide con le cronache imperiali del Kashmir durante il regno di Gopadatta. Con lo studio dei Veda, Gesù apprende anche la lingua iniziatica. Come il latino è la lingua iniziatica dei sacerdoti cristiani, il Maya era allora la lingua di coloro che si spingevano lungo il sentiero della ricerca spirituale. Ancora oggi nel Kashmir esiste una piccola comunità che parla il Maya. Sulla croce Gesù pronunciò una strana frase: Eli, Eli, lamma sabachthani. Gli studiosi cercarono di interpretarla dando un significato di disperazione alla frase: Signore, perché mi abbandoni? In realtà, Eli lama sabachthani in lingua maya significa: Signore, accoglimi nella tua luce. Questa interpretazione sembra più confacente al personaggio di Gesù mistico. Dopo la crocefissione e la frettolosa deposizione operata dai suoi potenti amici di Gerusalemme, Nicodemo e Giuseppe di Arimatea, Gesù fu costretto all'esilio. Scampato alla morte grazie al piano attuato da Giuseppe di Arimatea, Gesù si rifugiò a Damasco in una località che viene ricordata ancora oggi con il nome de La Dimora di Gesù, a circa 3 chilometri dalla capitale. A Damasco viene ricordato dalle cronache del tempo con il nome di Yusasaf, il guaritore dei lebbrosi. Venuto in attrito con la casta sacerdotale locale, Gesù riparte verso la terra degli antichi padri. Il percorso seguito è quello indicato dalla mappa. Siria, Pakistan, Afghanistan, Kashmir. Gesù ripercorre le stesse carovaniere che seguì nell'anno 13 ed entra per la seconda volta nel Kashmir passando attraverso il Ladakh per scendere in Kashmir lungo il fiume Sindh. Il percorso fatto da Gesù, che noi seguiamo secondo le indicazioni scaturite dalle nostre ricerche, ci riserva una sorpresa ed una ulteriore conferma del suo passaggio in questo territorio. Il fiume Sindh lambisce una località che prende il nome di Aish Mukan. Aish Mukan significa il luogo in cui soggiornò Gesù. In questo monastero musulmano situato su un'altura viene conservato il bastone di Mosè, una strana verga che fa pensare più ad uno strumento elettrico che a un bastone vero e proprio. Il bastone è conservato sulla pietra che ricopre la tomba di un santo musulmane e viene esposto soltanto durante le calamità. Penetriamo nella grotta in cui da 3500 anni viene conservata la verga di Mosè. Ci guidano i rishi, custodi della preziosa reliquia. Yes,
La telecamera è ingrata e non ci consente di visualizzare il bastone. La macchina fotografica invece è più generosa. Il bastone di Mosè venne utilizzato da Gesù durante il suo soggiorno nel Kashmir. Ha una strana struttura. Una specie di antenna sul pomo fa pensare più ad un elettrodo. In questa stessa località esiste una strana pietra che veniva usata da Mosè per dimostrare i suoi poteri e tenere così a bada il popolo di Israele. Questa pietra ha la forma di un cono tronco con un ampio foro centrale. In vista delle conoscenze scientifiche che Mosè possedeva in qualità di sacerdote egizio, non è da escludere che egli riuscisse a sollevare quella pietra del peso di 70 kg applicandovi all'interno una carica esplosiva. Mosè, e il Vecchio Testamento ce ne dà conferma, conosceva l'uso della polvere da sparo con la quale terrorizzava gli israeliti. Una volta, racconta la Bibbia, 250 persone persero la vita in seguito ad una esplosione provocata da Mosè. La lettura del Vecchio Testamento non lascia più dubbi sulle nozioni scientifiche che Mosè possedeva. Gesù, dice Sai Baba, raggiunse il Kashmir, quindi la Malesia, poi tornò a Srinagar dove morì ultracentenario. Io ho visitato la sua tomba, conclude il maestro. Quando potete, fatelo anche voi. Forti della dichiarazione fatta da Sai Baba, nell'ottobre del 1989 faccio presente al maestro che il nostro gruppo intende visitare la tomba di Gesù a Srinagar. Se ci tenete, andate pure, avete la mia benedizione, fu la risposta di Sai Baba. E Sai Baba ci spianò la strada attraverso strane, misteriose coincidenze. Gesù predicò in questo territorio e viene ricordato come uno dei più grandi profeti che il Kashmir abbia mai avuto. Quando Gesù sentì avvicinarsi l'ora della morte, si distese a terra, disponendo il corpo verso oriente alla moda ebraica, e diede disposizione al suo discepolo Tommaso di seppellirlo in quel punto. Su quella tomba, i devoti ebrei prima e i musulmani poi edificarono un sepolcro che prende il nome di Rosa Bal. In questi 2000 anni, attorno alla tomba è stato costruito il quartiere di Kanyar. Il Kanyar è il quartiere più antico della città.
Il corpo di Gesù è qui, sotto di noi. Il momento è pieno di magia e di commozione. Nel sotterraneo, insieme al corpo di Gesù, riposa anche quella di un santo musulmano. Una lapide ricorda: qui giace Gesù Yusasaf, detto il Nazareno. Il calco dei piedi di Gesù viene conservato all'interno del sepolcro da 2000 anni. Da un calco rifatto è possibile analizzare da più vicino le ferite dei chiodi. Questo è il contorno dei piedi, queste le ferite dei chiodi. Le cicatrici appaiono in maniera evidente. Il chiodo piantato sulla parte centrale del dorso del primo piede scivola sul secondo lasciando cicatrici indelebili. All'Università di Srinagar sono conservate preziose documentazioni comprovanti il soggiorno di Gesù nel Kashmir. La verità torna a galla dopo 2000 anni. Le grandi profezie annunciano che in questo nostro secolo i falsi edifici crolleranno per far posto finalmente alla verità vera. Gesù partì dalle aride terre di Palestina per cercare la conoscenza e divenne un realizzato. Ai piedi di quest'uomo che ha lottato per conquistare la conoscenza suprema e ha sofferto per difendere le verità assolute, chiniamo il capo riconoscendone la grandezza e la sublimità. I millenni si susseguono all'interno di questo nostro ciclo cosmico, ma noi non restiamo mai soli. Qualcuno grande e amabile è sempre con noi per proteggere i giusti e indicare la strada al ricercatore. Thank you.
Padma Shiva Sayario Para Brahma Shiva Sayario Ario 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 Jai Narayana Jai Om.